casa normale. Oggi volevo parlarvi dei modi e dei metodi che utilizzo io a casa mia per purificare l'aria. Questo video è nato dal fatto che un paio di settimane fa mi si sono presentati a casa dei signori, insomma, dei venditori. E quindi vabbè, ok, li ho accolti a casa perché ero comunque sia curiosa di sapere cosa vendessero e mi hanno parlato di questo purificatore dell'aria. Quindi mi hanno spiegato che ogni giorno noi come esseri umani ingoiamo praticamente milioni di miliardi di microparticelle delle quali una parte di queste sono nocive, sono tossiche, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso sinceramente non mi ricordo bene tutto il discorso. Ok, per farvela breve, volevano vendermi un purificatore d'ambienti del costo di 2000 euro. Al che io li ho sicuramente ringraziati per le informazioni che mi hanno dato, anzi, tra l'altro, grazie a loro che ho avuto l'idea di fare questo video. Poi gli ho spiegato che ero a conoscenza del fatto che comunque sia l'aria che respiriamo inquinata, del fatto che comunque sia ogni volta che io apro le finestre per far cambiare aria, ogni volta che prendo e metto le lenzuola fuori per fargli prendere aria, ovviamente e inevitabilmente la mia casa prende aria, le mie lenzuola prendono aria, ma nell'aria ovviamente, purtroppo, ahimè, l'inquinamento è arrivato ovunque. Sicuramente io sono fortunata dal fatto che vivo in montagna, quindi sicuramente ed indubbiamente la mia aria sarà meno inquinata rispetto a chi vive in città. E quindi, dopo avergli spiegato questo, gli ho proprio fatto vedere come purifico io l'aria a casa mia. Con questi metodi che adesso farò vedere anche a voi, che ho trovato ovviamente e inevitabilmente anch'io sul web. Quindi questo video sarà un come purificare l'aria in casa. Sicuramente il primo passo, la prima cosa che io faccio a casa mia è quella di usare spesso l'aspirapolvere. Quindi passare l'aspirapolvere soprattutto su tutti i tappeti che, come sapete, sono proprio fonte di attirano tutto ciò che è polvere e di conseguenza attraggono e attirano le microparticelle inquinanti che purtroppo inevitabilmente entrano in casa nostra ogni volta che noi apriamo le finestre per far areare casa. Quindi la prima cosa, una appunto delle cose che io faccio è proprio quella di passare sempre, sempre, sempre l'aspirapolvere. Un'altra cosa che faccio è quella di passare, oltre all'aspirapolvere, poi per quanto riguarda i pavimenti, passo il panno in microfibra. Passo questi panni in microfibra che ormai conoscete tutti perché attraggono la polvere, attirano la polvere e non utilizzo la scopa, perché la scopa fa polvere, quindi alza la polvere e continua a smuovere le microparticelle che noi abbiamo in casa nostra. Un'altra cosa che faccio è quella di cercare di limitare o eliminare al massimo l'utilizzo di qualsiasi materiale tossico, quindi se uno ha la possibilità o sta ristrutturando casa, quindi partire proprio dalla composizione della scelta dei pavimenti, oppure anche per quanto riguarda la scelta delle tende, cercare sempre di scegliere qualcosa comunque sia in cotone e non in materiale tossico o chimico. Idem anche per quanto riguarda i tappeti. E se dovete dare il bianco, mi sento di consigliarvi di cercare di utilizzare pitture ad acqua, che sicuramente fanno meno male rispetto alle altre vernici o alle altre pitture. Ed ovviamente, non per ultimo, cercare di scegliere per un pavimento piuttosto che non per una moquette, che come sappiamo tutti, essendo moquette uguale al tappeto, va ad attirare polvere.
sicuramente mi sembra, come ho già detto, scusate, mi sono persa. Un'altra cosa che faccio è appunto quella di aprire le finestre appunto per far cambiare aria, ma soprattutto bisogna arreggiare sempre locali per evitare la formazione di muffe che, come sapete tutti, fa malissimo, è molto molto tossica. Un altro consiglio, o meglio, un'altra cosa che io faccio a casa mia, come già sapete, è proprio eliminare, cioè totalmente, il bundle chimico, ovvero cercare di usare il più possibile prodotti naturali per quanto riguarda la pulizia della casa e l'igiene personale. Io sapete che ho i miei due spruzzini e sapete che con l'aceto faccio molte molte cose, praticamente quasi tutte, ma da 2 mesi a questa parte ho scoperto i prodotti della Wins, si dice, nel senso che non è che ho scoperto, sapevo già che esistevano, però ero molto, ero un po' restia, ero sfiduciosa nel provarli, nel comprarli. Poi li ho trovati praticamente in offerta, ho detto: ma sì, vabbè, sai che c'è Erika, provali, proviamoli. E devo dire che effettivamente, per quanto mi riguarda, non mi stanno dando alcun tipo di fastidio, quindi né a livello di inalazione né a livello di mani e di pelle. E quindi penso che possano andare bene. Poi ripeto, non conosco bene la composizione chimica per quanto la pialetta, però a me personalmente, che sapete che sono un soggetto allergico, devo dire che non mi stanno dando nessun tipo di allergia o di fastidio. Cosa che faccio a casa mia e che ho scoperto è stata quella di andare a mettere una pianta in camera da letto. E tra l'altro avete visto la foto su Instagram che risale ad un mesetto fa, dove appunto mi avete chiesto: ma come, la pianta in camera da letto toglie ossigeno? È vero, perché lo sapevo anch'io, però ho scoperto che la pianta durante il giorno rilascia il doppio dell'ossigeno di quello che va a togliere alla notte. L'ultima cosa che faccio è quella di usare un vaporizzatore con acqua e essence. Io utilizzo l'olio 31, mi raccomando che le essenze siano 100% naturali, quindi che non siano oli profumati che si trovano spesso comunque sia in commercio o in vari negozi, ma che siano proprio essenze al 100% naturali, perché sennò otterremo l'effetto contrario, quindi andremo a profumare casa, ma ci andremo ad intossicare. Come vi ho detto, io utilizzo l'olio 31 oppure il tea tree, che hanno un'azione purificante e disinfettante per l'aria. Ragazzi, che dirvi? Questo è quello che faccio io a casa mia. Come dico sempre, questo video non vuole assolutissimamente essere istruzioni per l'uso, nel senso che, appunto, come dico sempre, io sto condividendo con voi quello che io sto facendo a casa mia. Quindi non mi sento assolutissimamente di dire a nessuno: dovete fare così perché è giusto fare così, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dell'orchidea in camera da letto, perché, come vi ho detto, ho scoperto anch'io da poco che non tutte le piante hanno questa funzione e devo andarmi a documentare ancora sul fatto di vedere se l'orchidea rientra tra quelle piante. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, nella speranza che vi abbia fatto almeno un po' di compagnia e